Dopo la relazione, l'analisi splendida, approfondita di Nando Dalla Chiesa e dei suoi giovani che hanno collaborato con lui, non c'è da ripetere analisi, ma casomai da portare testimonianza e da lanciare qualche messaggio. Io mi riferisco soprattutto al mondo dell'impresa, che è il mio mondo, e mi riferisco alla città di Milano, che è la mia città. Io ho sentito con piacere il sindaco di Genova dire che gli anticorpi della città sono forti, sono vivi, sono... Io dico che gli anticorpi della mia città, di Milano, sono debolissimi. Per fortuna abbiamo una magistratura inquirente di altissimo livello, di altissima determinazione, di altissima capacità. Ma gli anticorpi della società sono molto deboli. Il lavoro che sta facendo Nando Dalla Chiesa all'università è un esempio di cosa l'università può fare per la città. Trasformare la conoscenza, la ricerca in qualcosa che diventa patrimonio comune e forza sociale. Ma è un'eccezione nella città. E allora, per rispondere alla domanda, io voglio fare alcune citazioni. Pillitteri, sindaco di Milano, 1989. A Milano non esistono infiltrazioni mafiose. 1991, procuratore generale di Milano Giulio Catelani nega l'esistenza di presenze mafiose a Milano, argomentando che nel distretto di Milano ci sono state pochissime sentenze passate in giudicato di associazione mafiosa. Prefetto di Milano, 2009, la mafia non esiste. Signora Moratti, sindaco di Milano, 2010, riferendosi alle pratiche mafiose, da noi certe cose non si fanno. Settembre 2011, colonnello Sergio Pasini, comandante provinciale uscente dei Carabinieri della provincia di Milano, contesta duramente, rudemente, con espressioni crude, il sindaco di Pisapia, che primo sindaco dal tempo dei tempi ha lanciato un allarme sulla presenza mafiosa, in particolare nel campo del Pizzo a Milano. Pisapia ha detto un numero elevato, il 20% dei commercianti milanesi della provincia di Milano sono sottoposti a Pizzo o alla minaccia del Pizzo. Forse questi dati sono esagerati, ma resta il fatto che per la prima volta un sindaco di Milano lancia un grido d'allarme. Invece di dire, beh, i dati del sindaco di Milano sono un po' esagerati, forse andrebbero verificati meglio, però è una cosa positiva, no? Questo importante esponente dei Carabinieri dice: i dati del sindaco di Milano sono totalmente inaffidabili. È un'altra cosa questa. E documenta il suo ragionamento con un ragionamento tipico che è tremendo. E dice: noi nel 2010 abbiamo ricevuto solo 238 denunce. Cioè, la mancanza di denunce viene preso come mancanza della violenza. Così come
il procuratore del 1991 aveva detto che l'assenza di sentenze passate in giudicato era prova dell'assenza. Questo è una delle cause. Questa disattenzione, in alcuni probabilmente dovuta a stupidità, in altri dovuta a qualcosa d'altro che non sempre è chiaro, è una delle chiavi attraverso le quali, con i metodi che Nando della Chiesa ci ha già spiegato, la malavita organizzata, le mafie si sono inserite in modo forte nel contesto di Milano, nella provincia di Milano, partendo dai piccoli paesi e nella città di Milano. Il giudice Boccassini tante volte ha detto: guardate, il fatto che non ci sono denunce vuol dire solo che c'è la paura diffusa, che c'è l'omertà da paura diffusa. Questa è la verità vera, e questa va sottolineata perché è parte importantissima dell'allarme. Ma questa insensibilità diventa ancora più grave se ci concentriamo su quello che Nando della Chiesa e altri hanno sottolineato come uno degli snodi e degli strumenti più importanti per l'introduzione della mafia nelle nostre economie, e cioè la corruzione. Soprattutto negli anni 70 ci sono state uso delle armi per conquistare il territorio, ma adesso l'uso fondamentale è quello della corruzione. Vorrei leggervi due parole del valorosissimo magistrato Nicola Gratteri di Reggio Calabria, ma che ha lavorato e lavora a un grande legame con la Procura di Milano. Dove c'è clientelismo c'è corruzione, dove c'è corruzione c'è mafia. La corruzione, con il suo sistema di selezione, sterilizza le migliori potenzialità intellettuali, non premia la meritocrazia ma privilegia la fedeltà del gruppo. Così la corruzione genera la mafia e con essa alimenta la criminalità delle classi dirigenti del nostro paese. Questo è il vero problema, corruzione. Quando l'anno scorso noi abbiamo fatto una serie di incontri approfonditi sul tema della corruzione insieme alla Fondazione Ambrosio, ci siamo resi conto che questa connessione, che invece è fondamentale, è normalmente totalmente assente. Tantissime persone in tutti i campi, dal giornalismo e dagli stessi magistrati, dicono: sì, ma la vita organizzata è un gran male che dobbiamo combattere, lo stiamo combattendo. La corruzione è un'altra cosa, è una cosa più dolce, più comune, più accettabile in fondo. Può far comodo anche a me qualche volta, no? Abbiamo parlato con dei magistrati invitandoli a venire a parlare, poi per fortuna è venuto Brutti Liberati, ha fatto una splendida relazione. Ma alcuni magistrati ci hanno risposto: no, dico, io non mi interesso di corruzione, mi interesso di una vita organizzata. Questa dicotomia di due cose che invece sono due facce della stessa medaglia è assolutamente diffusa, ed è qui che noi dobbiamo invece unire gli sforzi per far alzare la consapevolezza di questa grandissima connessione. Questa dicotomia è molto presente a livello di governo. Il governo sul fronte armato, o comunque le forze dell'ordine, i magistrati in questi anni hanno ottenuto risultati significativi, come ci ha ricordato in Groia la battaglia contro i Corleonesi si è chiusa con una vittoria. Invece la corruzione a livello di governo negli ultimi 5 anni, 6 anni, forse 10, è quasi favorita, è considerata un instrumento, un regno attraverso
le prescrizioni sempre più brevi attraverso l'eliminazione del falso in bilancio e altri provvedimenti così, si è mandato il messaggio, e il messaggio è passato, che la corruzione è una roba con la quale si deve governare, con la quale dobbiamo sopravvivere. Ed è lì che le mafie, delle quali tutto si può dire, meno che siano stupide, hanno capito dov'è il passaggio debole nel quale intromettersi. E qui chiudo con un discorso, con un indirizzo rivolto al mondo degli imprenditori, cioè rivolto al mio mondo. E voglio ancora essere più specifico, lo rivolgo alle due associazioni imprenditoriali che conosco meglio, l'Asso Lombarda e l'Associazione Industriale di Torino. Mi rivolgo a loro perché sono due associazioni presiedute da due imprenditori di qualità, per bene, onesti, e che quindi non possono non essere chiamati in campo con forza su questi temi. La malattia è talmente diffusa, pensate che il fatturato dell''Ndrangheta è il 3% del PIL stimato, della sola 'Ndrangheta, e la presenza dell'economia criminale è diventata talmente spessa da essere un tema di politica economica. Noi non capiamo tante cose dei nostri dati se non introduciamo la presenza di questa componente dell'economia, che purtroppo gli economisti accademici non amano parlare di queste cose, hanno paura di sparcarsi le dita. Invece non si capisce l'andamento di certi aspetti della nostra economia senza questa visione. E allora noi dobbiamo dire a questi leader imprenditoriali: è venuto il momento che smettiate di chiamarvi fuori o di scherzare. Il pericolo è talmente alto, la penetrazione è talmente diffusa, che l'impresa, e l'impresa è antologica, è qualcosa di con contrasto con le mafie. C'è una frase molto bella di uno scrittore americano che diceva: l'economia imprenditoriale è fatta da quelli che mettono insieme delle risorse che la comunità dà, le girano e restituiscono qualcosa in più, che è il valore aggiunto portato dall'impresa, dalla progettualità. L'economia mafiosa è quella che prende solo dalla società. E così abbiamo il risultato che la mafia più potente in questo momento in assoluto, che è la 'Ndrangheta, domina la regione più povera d'Europa, che è la Calabria. Questo è, guardiamoci dentro, specchiamoci dentro, perché a questo si arriva. Allora l'impresa è una cosa positiva, una cosa sana, è il fattore di sviluppo. Impresa sono quelle imprese che producono con grande coraggio e con grande fatica i giovani sulle terre confiscate alla mafia, e che i prodotti sono esposti là. Questa è fare impresa. Allora questo fare impresa va difeso. Non possiamo più illuderci che la difesa possa essere solo della magistratura, delle forze dell'ordine, per quanto secondo me sono bravissimi, sono coraggiosissimi e in molti luoghi sono meravigliosi.
ma ci vuole una reazione forte della società. Gli anticorpi forse a Genova sono forti, ma fuori sono deboli, secondo me, troppo deboli. E io dico agli imprenditori e alle associazioni imprenditoriali, smettetela di scherzare. Prendete dei provvedimenti seri per cui chi è colluso con l'andrangheta, con le mafie, ma non solo chi è colluso, chi fa impresa attraverso la corruzione, deve essere espulso dal mondo dell'impresa, perché non fa impresa, imbroglia tutti. Questa proposta è stata formulata pochi giorni fa da un alto dirigente del mondo delle cooperative, che ha detto: le cooperative che sono condannate per corruzione in primo grado devono essere espulse dal mondo delle cooperative. Io sostengo questa linea e penso che dobbiamo chiederlo con grande forza a chi rappresenta il mondo dell'impresa, perché il mondo dell'impresa non può essere confuso con i tarantini e con tanta altra gente che si chiamano imprenditori, non hanno niente a che fare con l'impresa, e non può accettare il livello di corruzione che è oggi presente nelle nostre città, perché siamo perdenti se andiamo avanti così. Grazie.